Ed eccoci rientrare qui in Radio Roma, primi da sempre. Siamo in diretta ovviamente sul 104 dell'FM su Roma, ma in video andiamo. Attenzione, qua scatta subito la prima domanda di Jay Codazzo. Prego. Lazio e Lombardia 115. Toscana. Streaming, salutiamo Potta in Chianti. No, ecco, subito, qua. Subito la marchetta. Ma guarda, so. È incredibile. Ma perché poi Potta in Chianti? È il paese di padre Adriano, la canonica. Ricordiamo, un paese che non esiste. Esatto. È importante. C'è una canonica che Potta in Chianti. Frazione di Santa Maria in Monte. Ma allora siamo studiati poi, in geografia qui. E poi Ale, c'è questa forma di razzismo. Sì. Saluta solo quelli in monte e al mare. No, non ci interessa. Ma perché? Vabbè, giustamente, ma è zona di settimana bianca. Anche Maria si lascia andare un po' di relax. Allora, siamo qui non in tre come attualmente si vede a video, perché stiamo per, e ovviamente in questo arriva lo svelarsi a livello video di un'altra presenza. Lascio a te la presentazione, Ivan. Ebbene sì, oggi con noi abbiamo una professionista del settore turismo. Abbiamo Fabiana Raffani, che ovviamente rappresenta in toto avventure esotiche. Esatto, e le abbiamo regalato anche una telecamera per lei, che esatto, è quella lì. Esatto. Buon pomeriggio, Fabiana. Grazie, ciao e grazie veramente tanto. Oh, allora, lei ci parlerà in questo pomeriggio ovviamente del turismo. Esatto. Un settore che come il nostro in questo periodo è stato ovviamente in grande difficoltà. Sì, limitato. Limitato, ovviamente ci parlerà anche di se stessa, del suo percorso, eccetera, eccetera. Perché ovviamente qui con Ivan Ale, DJ Codazzo, abbiamo delle storie che non sono solo storie normali, ma storie di persone di successo. Esatto, sono percorsi, come hai detto bene tu, di vita. E perché non, insomma, non condividerli con tutti? Anche perché, lo ripetiamo per chi si è messo adesso in connessione con noi, Codazzo, a proposito di percorsi, svelerà anche l'oroscopo di quello che sarà l'anno a venire. Quindi ci racconterà la sua storia, ma noi potremo dirti il tuo futuro grazie a Codazzo, cara Fabiana. Grazie. Considera solo una cosa, che il ragazzo che è venuto ieri, sì, gli ha detto Codazzo che vincerà Sanremo tra 2-3 anni, adesso lo ricordo. Sì, sì, nel 2025. Li sa tutti, li sa tutti. Però nel 23 arriva secondo. Ah, cioè perché esatto, c'era un anno sabbatico. E il 24 c'era l'anno di pausa. Sa tutto lui. Un attimo, è il 26, sì? Ci fidanziamo io e Giulia. Ecco, ah, no, ecco, perché c'era l'attrice praticamente, sì, dei video di questo ragazzo. E lui ha già previsto che si fidanzerà con questa attrice. Okay. Vabbè, tutto chiaro, evidente. Fabiana, evidente. Tu di che segno sei? Io sono Sagittario. Ok, Sagittario. Quindi e domani Sagittario. Domani si collegherà domani con noi. Dovrai tornare, Fabiana. Ok. Domani. Ah, quindi oggi non leggi il Sagittario? No, è domani. E il Capricorno che sono io? Domani. Vabbè, ho capito. È di Diego Dasso. Ah, chiudiamo la trasmissione, facciamo. Tu che sei? Io sono Toro e mi legge oggi, ha detto. Esatto, Toro. Ma per, allora, io Cancro. E allora, domani oggi. Cancro domani oggi. Oggi. Ti pareva, Io non si capisco. Si è apparecchiato le cose. No, non capisco di Diego Dazzo. Allora, la poesia l'hai scritta da Alessandro, ok? Ecco. La poesia sul Natale. All'oroscopo lo leggi solo a lui e domani forse a me. Sono ma che, sei, ma Ariete che... e Vergine. È facile, so. Sei e sei, non è che... Sei. Ah, ecco. Lo so. Quindi lo sono so. Stato sfortunato. Va Cassini bene, va bene. Scorpione. No, che c'entra Cassinis adesso, scusa, È domani. È domani. Anche il direttore è domani. Certo. Può anche andare a casa, tanto è domani. Tanto è domani. Dipa poi ce lo dice, il suo segno, ma... Andiamo avanti con la grande musica qui a Radio Roma, perché quando torniamo prenderemo tutta la nostra serietà, un bel respiro, e ci faremo raccontare da Fabiana tante cose belle sul suo splendido settore. Adesso andiamo avanti con la musica. Ivan, Arione e Ramona Flower. Wow, con Up All Night. E eccoci con Chris Brown. Yeah, qui su Radio Roma, primi da sempre, anche se, caro Ivan, sì? Codazzo. Cioè, com'era Chris Brown? Yeah! Yeah! Ma la musica prima di tutti solo su Radio Roma. Bravo, però hai dimenticato di fare Chris Brown. E di salutare il mio cartolario. No, subito. Devo salutarlo perché Alessio Giuliani farà la pubblicità sponsor. Bravo. Nel nostro programma. Allora, cartografica. Come?
Cartografica. Bravo. Mi fai così confondere. Codi. Cartografica. Piazza Meucci, Roma. Codi. Alessio Giuliani. DJ Godazzo. Ma quel bigliettino sembra quello dei baci Perugina. Cioè, capisci? No, è originale, è proprio quello della cartografica, cioè è tutto vero. Cartografica. Potremmo anche chiamarlo. Sì, cioè, sì, potremmo anche chiamarlo, sì, vero? Perché no? Perché no? Un'email no. Un'email è poco radiofonica, no, però una telefonata se la merita. Esatto. Dai, ci sta sentendo. Ci sta sentendo e ci vede in streaming. Mamma mia, ragazzi. Cartografica, ti chiameremo, più tardi, sì, così vediamo. Pensiero, così vediamo se è vero. Torniamo un attimo seri, perché qui in studio, oltre ad aver alzato il livello di serietà e di bellezza, c'è con noi Fabiana Raffani, che ovviamente rappresenta Avventure Esotiche. Quindi la prima domanda che ti facciamo, Fabiana, è: come è nata la storia, come è nata la realtà Avventure Esotiche? Allora, in realtà era un'agenzia di viaggio normalissima su strada, che però non mi bastava più, nel senso che avrei voluto spaziare anch'io con destinazioni che magari potevano interessare anche ad un hinterland molto più ampio, certo, visto che magari una città un po' più piccola come Aprilia tendevo a vendere sempre le stesse cose. Certo. E quindi da lì ho iniziato a pensare che forse era il caso che anch'io andassi in esplorazione. Prima di consigliare era meglio testare, come certo, tutte le certo cose. E quindi niente, dopo un grande periodo di crisi morale della mia vita, perché mi ero separata, la prima cosa che ho fatto è sono stata in Giappone. Ho scelto il Giappone come rinascita. Wow. E sono andata da un negozio di elettronica, ho comprato una GoPro con un PC portatile e sono stata, posso anche dirlo, una tra le prime in Italia a fare vlog. Bello. Cioè in diretta dal Giappone, certo, per 8 notti giravo e parlavo, illustravo il paese, descrivevo quello che stavo vedendo. Tra l'altro il Giappone non era nemmeno una meta molto venduta in Italia all'epoca. Pensa. Wow. E sì, ho fatto infatti delle cose anche abbastanza estreme. Hai precorso i tempi. Sì, esatto, sono stata quasi una pioniera di quel tipo lì di... Scusami, parliamo di quanti anni fa? Guarda, era 2016, febbraio 2016 ho iniziato tutto. E lì poi è stato esponenziale, perché le persone mi osservavano e mi volevano emulare, ma nel senso che mi volevano chiedere quel viaggio. Certo. Allora lì ho capito che la chiave era far vedere, viaggiare. E quindi poi da lì ho iniziato a esplorare. È vero, è vero. C'è una chiave, c'è una chiave proprio nel mondo della vendita, che è un paradigma, un dogma, che per vendere in spontaneità bisogna essere prodotto del prodotto. Esatto. Ovvero il prodotto lo fai tuo e tu diventerai prodotto del prodotto. Ovvero il racconto che farai non sarà di chi propone, ma di chi ha vissuto quella cosa, e quindi l'efficacia è elevatissima. Ale, sembra quasi una supercazzola, ma in realtà è chi è studiato ha capito. Soprattutto Godazzo, secondo me. Intanto io mi sento bussare, sì, Ale, sì, ormai sì, anche di notte mi sento bussare delle volte. Più una spalla, e c'è ormai qui dietro di me un DJ Godazzo, sì, che sì, forse sì deve dire qualcosa. Una cosa importante, sì, come ha detto il grande sì Lucio Battisti, uh-huh, sì, viaggiare. Allora, ma questa cosa è addirittura una cosa attinente. Non ci ho pensato, è uscita così. Ah, mamma ecco mia. Adesso si spiega molto, caro Ivan, perché quando uno è spontaneo magari le azzecca le cose. Esatto, eh? Esatto. Io torno al discorso sì di prima, Ale, perché è proprio vera questa cosa, perché vendi quando non vendi. È vero. Cioè quando racconti, certo, più che altro. E questa è una... È un grande insegnamento che ci dà oggi Fabiana qui a Radio Roma, perché sì, il vendere così in modo mediocre diciamo che funziona un po' meno oggi, ecco. Sì, funziona molto meno perché c'è grande concorrenza, sì, insomma, sì, le problematiche sono tante. Tanto. E lei ha trovato, come spesso succede, in una cosa negativa gli ha portato una cosa super positiva. Bello, quindi... bello. Sapevamo senza saperlo che la tua era una bella storia. Non può che essere così quando comunque arrivi a essere un riferimento, punto di riferimento nel tuo settore. E a questo punto, caro Ivan, direi di andare avanti con un'altra bella canzone qui. Però preparerei il nostro DJ Godazzo, che sa benissimo il giapponese, vero DJ Godazzo? Certo, come certo no. Certo, allora dacci un assaggio. Per esempio, canzone musicale, come si dice in giapponese? Che pronunzia! Tra l'altro pratico da dire, breve. Cioè, quindi... come si dice canzone musicale? Sì?
E chi vi salmo? Kumate, kumite. È evidente, ha detto che questo è kumite di salmo. E sta con te, state con noi amici di Radio Roma. Qui al canale 115 del digitale terrestre potete vedere che oggi, diversamente dalla formazione classica, non siamo in tre ma siamo in quattro, vero Ivan? Ebbene sì, con noi oggi c'è Fabiana Raffani che ci racconta il mondo del turismo, un mondo che in questo periodo veramente la sta passando sì, tosta, come noi, un no? Un altro bel colpo, sì, esatto, come il mondo dell'intrattenimento. E già ci ha lanciato delle perle di vita, vero? Di insegnamento, sì, che potrebbero essere veramente esempio per tanti di quelli che ci stanno ascoltando. Assolutamente, perché Fabiano lo ha fatto per la sua attività, però come ci ha detto in quel caso si trattava di un percorso di vita che era arrivato a una svolta, c'era un cambiamento e quindi dal cambiamento ha trovato la chiave per poi raggiungere un altro livello sia nella vita che nel lavoro, quindi è vero, tutto molto bello. È vero. Parlavamo fuori onda, sì, proprio con Fabiana, di quanto il mondo oggi sia globalizzato, no? Sì, sì. Lei ha fatto un pochino il contrario, sì, cioè è arrivata a far conoscere agli italiani il mondo tramite le sue storie. Fondamentale. No, quindi... e quindi gli va dato veramente atto di essere un precursore dei tempi nel suo settore. Nel suo settore, assolutamente, assolutamente. Quindi poi ha iniziato dal Giappone questa situazione, no, di racconto, di blog, e poi hai sostanzialmente continuato. Sì, perché poi ero una delle poche che faceva questo, quindi tutti gli enti del turismo mi chiamavano e sono stata praticamente ovunque, dalla Malesia all'Indonesia, ho fatto sia l'Oriente, Stati Uniti sono stata più di 20 volte e abbiamo fatto il Sud America fino ad arrivare nelle isole del Pacifico, dove ad oggi siamo praticamente un'agenzia di riferimento a livello nazionale. Lì ho visto delle cose meravigliose, uniche, come la Nuova Caledonia, le isole Cook, Tonga, e fino ad arrivare ad essere una delle poche persone in Italia che sono stata 4 volte in Polinesia francese. Wow. Pazzesco. Cioè, aspetta, io ho una domanda per Fabiana, ma in realtà c'è DJ Codazzo che mi ha bussato, quindi precedenza. Prego. Una domanda a Fabiana. Sì. Ma nelle isole Cook, sì, come si vive? Allora, aspetta, prima di... No, perché è una domanda... Ragazzi, no, cioè ce lo stavamo intanto chiedendo in diversi qui, però chiedo gentilmente alla regia a questo punto di mettere in video entrambi i volti, perché cioè abbiamo Fabiana e noi tre, perché questa è una domanda importante. Vai Codazzo, vai. Allora, carissima Fabiana, ma come si vive, cosa si mangia nell'isola del Cook? Perché Cook è cucinare. Cook è cucinare, Cook, quindi certo, si mangerà bene. Come chiami? Certo. Allora, ti dico la verità, che forse per viverci non è proprio l'isola migliore, in quanto un po' noiosa. Ah. È un'isola da 30 chilometri e vivono prettamente di pesca, di agricoltura, quindi si è un po' indietro con i tempi. Però sicuramente per fare una vacanza è uno dei posti più belli del mondo, come la laguna di Aitutaki, che è stata appunto giudicata la laguna più bella del mondo. Wow, che bello, Aitutaki. Bellissimo, Codazzo, bellissimo. Cosa significa Aitutaki nella lingua Aitutaki del posto? È un ballo del cookie. Certo. Ma a proposito, nel cookie le discoteche ci sono? Assolutamente sì, è sorprendente. Hanno addirittura un bus discoteca. Cos'è? È un autobus dove loro mettono la musica dentro e fanno il giro dell'isola. Questo alle isole Cook, sì, bellissimo. Sì. Bellissimo. Loro a Capodanno si divertiranno. E andiamo, DJ Codazzo dei Vocalist. Sono DJ Ivan. Ma perfetto. Ma come ci vedi noi tre alle isole Cook? Dentro gli autobus. No, siete sprecati, è meglio qui. Grazie. Capito che complimento che ti ha fatto Codazzo? Ci ha fatto un complimento incredibile. Meraviglioso, bello, no? Dalla regia. Infatti dalla regia sono d'accordo, vedi? Allora, io ho una domanda veramente bella per Fabiana, ma la facciamo dopo, vero? Sì, ci teniamo così questa domanda. Vi teniamo sulle spine voi, amici di Radio Roma, e andiamo ad ascoltare, come diciamo sempre, qualcuno che lavora veramente. Perché cioè, oltre pensa Fabiana, noi ci tiriamo fuori e ci ascoltiamo persone che lavorano veramente, come te. A tra poco Radio Roma. Radio Roma.
eccoci tornare in diretta qui dalle 14 alle 17, precisamente sono le 14:46. Siamo in diretta a Ivanale di DJ Godazzo. Ci è venuta a trovare un'amica direttamente da Aprilia, Fabiana Raffani di Avventure Esotiche. Ciao! È sempre qui con noi, già da prima io ho quella famosa domanda, Ale. Sì, è vero. Io voglio sapere da Fabiana se c'è un posto nel mondo che non hai ancora visitato. Ah! Sì, tantissimi posti al mondo, e infatti adesso ho questo grande desiderio, voglio andare in Sudafrica, anche se in questo momento appunto è stata chiusa un po' la maggior parte del mondo, ma forse è proprio quel piccolo gusto di proibito e spero in primavera che quando la situazione migliorerà e si sistema di poter andare. Quindi la tua prima meta sarà il Sudafrica? Assolutamente sì, voglio fare un safari, voglio sorprendermi con gli animali, voglio vedere qualcos'altro. Bellissimo. Bello. Io ricordo solo le vuvuzela. Cos'è una vuvuzela? Vai, di Giacomo Dazzo. Cos'è una vuvuzela? Che cos'è? L'animale? Sì. Che striscia per terra. Come fa il verso? Allora, è incredibile, perché è attinente. Cioè, il verso l'ha preso. È l'oggetto, è la situazione. Però ci si può arrivare. Comunque. E quindi il Sudafrica sarà la tua prossima meta? Sì, sperando. Nuova. Sì, nuova per me, anche se anche lì siamo dei grandissimi venditori della destinazione, ma perché la sappiamo raccontare benissimo e ci siamo formati parecchio. Bene. Sicuramente ci sarà già stata, ma io diciamo la mia esperienza africana va da grazie a dei racconti di un direttore col quale ho lavorato in un villaggio turistico, e mi raccontava del suo lavoro in Madagascar. Wow, bello. E ho visto dei video incredibili, ragazzi. Fabiana, tu ci sei stata in Madagascar? No, io sono stata in Kenya, però il Madagascar è un luogo ancora molto remoto, molto selvaggio, forse tra le isole africane, ma anche tra il continente africano è uno anche dei meno esplorati a livello turistico, ad eccezione dell'isola di Nosy Be, dove ci sono anche dei villaggi italiani, però il Madagascar è tutt'altro. Cioè... Infatti mi ha fatto vedere dei video di ovviamente villaggi internazionali, che ovviamente non erano quelli comuni che conosciamo in Italia, ma delle cose incredibili alternate appunto a questa situazione che diceva Fabiana, di estrema natura impenetrabilità, una cosa incredibile. Bello, bello. Io ho visto una delle foto che mi ha colpito di più di tutte, proprio in assoluto, è praticamente una spiaggia del Madagascar in un periodo in cui arrivano, praticamente si depositano delle meduse fluorescenti sull'acqua, e c'era un cielo stellato splendido aperto, perché poi lì, non essendoci inquinamento luminoso, le stelle appaiono nel loro massimo splendore. Quindi nel cielo le stelle, nel mare fluorescenti e luminescenti queste meduse. Penso dal vivo pazzesco, cioè altissimi livelli. Quello è il fenomeno della bioluminescenza che si ha in molti ce l'abbiamo in Thailandia, in Messico, cioè in molti luoghi al mondo, ed è meraviglioso. In realtà è plancton luminoso. Bellissimo. Che arriva, si deposita, ma di notte è uno spettacolo unico. Fantastico. Cioè io magari lì in riva al mare potrei innamorarmi pure di DJ Godazzo. Capisci? Cioè è talmente magico capisci Godazzo? Però che cosa... io non so se ricambio. Sì. Ah no, meno male. Però... fondamentale questo. Una domanda per Fabiana. Attenzione. Fabiana, hai detto che in primavera va il tuo viaggio in Sudafrica. Sì, speriamo. Posso venire anch'io? Ecco, io me lo immaginavo già lì. Cioè, pensate... Come inviato di Radio Roma. Io, guarda, me lo immagino all'aeroporto. Fabiana, sono qui. Codazzo, Radio Roma. Va benissimo, perché abbiamo proprio bisogno di tanta positività in questi luoghi. Va benissimo. Bene, okay, bene. Visto? Inviato Radio Roma, il direttore ci paga. Sì, sì, sì. Un bel ponte radio fino al Madagascar, che costerà sicuramente meno di quanto spende in taxi ultimamente Codazzo. Sì, questo è chiaro. Ciao Leonardo, tassista Leonardo. Che ieri meraviglia. Neanche lo sapeva Leonardo che personaggio che ha avuto nel suo taxi. No, oggi, oggi penso che ha iniziato a capire meglio. Comunque, fenomeni di fluorescenza che noi abbiamo visto benissimo, Ivan. Ci siamo quasi emozionati una sera a Lido dei Pini. Lido dei Pini, che un camion aveva scaricato degli scarti della stabilo. Dico, no, denuncia adesso. E cioè, era tutto fluorescente, luminescente, un po' diverso. Però uno deve pure accontentarsi. Sì, noi siamo tutti in Madagascar a vivere. Era comunque emozionante. Era comunque un'emozione. Bello, allora, bello. Io ho altre
belle domande da fare a Fabiana, ma gliele facciamo ovviamente fra pochissimo. Sì. E sono sicuro che ne hai di belle anche tu. Assolutamente. E ne ha di belle anche DJ Codazzo. Ma certo, credo le più belle di DJ Codazzo. E nel frattempo ci andiamo ad ascoltare Follia di Shari. Wow, 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 splendide sonorità qui a Radio Roma. Musica di un certo livello, caro Ivan, eh? Sì, 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 devo dire che qui non si sbaglia una canzone qui su Radio Roma. Sì. Primi da sempre ed oggi ancora più primi, perché con noi c'è Fabiana Raffani di Avventure Esotiche. Ci sta raccontando delle cose bellissime. Esatto, esatto. Io voglio però, sai perché? C'è il Codazzo che ha sempre pronta una domanda intelligente. Non adesso, non adesso. Dopo, no, no, dopo. È una richiesta sempre per la regia. Io voglio sempre vedere la faccia di Fabiana e Codazzo, perché quando arriverà poi la faccia di la domanda di Codazzo, sarà determinante vederli in affiancata, capito? Ebbene certo. Sì, ebbene sì. Io voglio domandare a Fabiana: se io ti chiedessi la prima meta, cioè un viaggio da far scegliere a qualcuno, wow. Mm-hmm. Uno, una meta. Vai sul sicuro, proprio vai lì. Cioè, che vai lì che sei sicuro che ti piace? Sì, che magari sei sicuro che gli piace, ma è l'ultimo, l'unico viaggio che può fare quella persona, dove la faresti andare? Ah. Bora Bora. Sì, assolutamente. Perché? No, è il luogo più stratosferico del pianeta. È una cartolina tropicale unica nel suo genere. Le lagune sono tra le più belle al mondo. E l'esotismo di tutte queste donne polinesiane tatuate con questi fiori adornate da un fascino ancestrale che non è uguale non al appari, mondo. Non appari, bello, bello. Non me l'aspettavo questa risposta, perché è una di quelle mete che vedi molto commerciali, no? Sì, però ecco, vedi che anche il commerciale nasconde una scelta spesso sicura, no? Perché grande noi qualità. Non parliamo comunque di una spesa, diciamo, di basso livello. Quindi quando si viaggia, sicuramente anche ciò che è scelto dalla maggior parte delle persone credo sia fatto con criterio. Guarda, io vedo Codazzo, scusa, la capitale di Bora Bora? Bora Bora, bingo bingo. Beh, evidente, una capitale molto fortunata. Bingo bingo, esatto. Sì. Una domanda a sì. Fabiana: ma tu quando giri tutto il mondo, l'alimentazione, cosa mangi? Bella domanda, bella domanda. Allora, io prendo spesso delle infezioni intestinali, perché purtroppo la nostra flora batterica è completamente diversa da quella della popolazione locale. Però io con il pesce e con carne, oramai si trova in tutto il mondo, lo fai fare alla griglia semplice, riesci anche in luoghi come il Giappone a sopravvivere, perché in alcuni luoghi non è solo sushi. Certo, immaginiamo. Ma perché un viaggio ovviamente è vivere al 100% la cultura anche, no? Quindi come fai a andare in un posto e a non mangiare come mangiano lì, a vivere come vivono lì? Dici, ma voglio prendere la febbre che prendete qua, che me devo mangiare? No, io ho mangiato anche sia la carne di coccodrillo, ho mangiato il piragna nell'Amazzonia, l'ho pescato con le mie mani e poi ce l'hanno fatto mangiare fritto addirittura. Pensate, una donna può anche prendere a schiaffi un piragna e pescarlo. Ma che te mordi, tu vieni qua, pam! E com'erano di sapore? No, sono molto buoni, no? Il coccodrillo è molto tenero, a differenza da quello che si può pensare. E il piragna ha il sapore del pesce di fiume, quindi deve piacere. Ma tanto c'era solo quello da mangiare, deve piacere. Cosa sceglie? Questo? Niente? Questo, esatto. Sai, il piragna. Però credo che Ivan, scusa, ma Codazzo, ma il pesce spada, ecco, l'aveva mangiato in giro per il mondo? Assolutamente sì, quello tanto alle Maldive. Sì, difatti. Qual è la cosa più strana che tu hai mangiato? Allora, sicuramente strana, perché per noi lo è, il pesce palla in Giappone. Wow. Che è anche pericoloso. È pericolosissimo, perché se viene sfilettato male, la bile esce dal pesce, invade i tessuti, tu mangi quella carne lì e muori dopo un minuto. Bello, un minuto. Cioè, semplice. Dici l'ultimo, bel viaggio, l'ultimo, guarda, è stato l'ultimo, però mi ha segnato. Ma Codazzo, tu, diciamo, entriamo nel dettaglio, perché palla? Poi... No, ancora no. No, diceva pesce palla. Pesce palla, giustamente. Pesce palla. Ah, ok. No, dicevo, ma di pesci, cioè, parlando di pesci. Ah, un attimo, ragioniamo. Dottor Cassins... No, Alessandro ha nominato la parola pesce. Pesce. No, e non si può nominare. Ma come no? Farai anche l'oroscopo domani. Sensi. No, perché domani tu farai l'oroscopo dei pesci. Domani? Domani. Oggi no. No, però dico a livello di pesce. Io posso.
Ah, tu vuoi tutto. Non mi dai il pesce. Sì, no, okay. Tipo, il pesce martello. Il pesce martello. Cosa sai del pesce martello? Si fa sì. Bom 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 bom. Attenzione però, perché così puoi rompere le sfere. Il martello. Cioè, capito? No. Il martello. Va bene, va bene. È arrivato un altro momento importante qui su Radio Roma. Rimanete con noi perché continua a rimanere con noi anche Fabiana Raffani di Avventure Esotiche. Quindi a fra pochissimo. Wow, wow, wow. Grinder, Piece of Art qui a Radio Roma. Torniamo in diretta dal nostro studio. Un carichissimo. Si balla, Grinder, dance. E soprattutto, oh, oh, no, yeah. No, aspetta, no. DJ Codazzo, ieri eri molto più sensuale. Che cosa è successo oggi? In che senso? No, ieri avevi quel disannuncio col titolo della canzone, il una ma cosa te lo più... dico io, era più sensuale. Sì. Motivo, sì? C'era Giulia. Oh, no! Un bacio. Ma scusa, così Fabiana potrebbe offendersi. Giusto? Fabiana è fidanzata con te. Vabbè, ormai si è riscritto l'assetto. Lui è Maria De Filippi, sì, in arte di DJ Codazzo, sì. Anche un po' dentro di sé di Stranamore, devo dire. È vero. È anche un po' di castagna, sì. 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 Piacciono le castagne? Le noci, no. Le castagne nemmeno. Io ho chiesto le noci, è evidente. Le prugne secche? No. Hai detto no. Prugne, non si può dire. Non si può dire prugne. Non si sa più. Non si sa perché, ma non si può dire. Non si può dire. Guarda la forma. Esatto. Guarda. Ecco. Vabbè. Yeah. Ognuno ha le sue, diciamo, i suoi voli pindarici adesso. Allora, vogliamo una predizione di DJ Codazzo per Fabiana. Vai, DJ Codazzo. Prendi... 2022. No, con la sfera però, con la sfera. Dai, va bene. Dai, vai. Questa è la palla che gira. No. La palla si può dire? Tonda. È molto tonda, sta oscillando. Dindon. Allora, cara Fabiana, nel 2022 l'amore andrà benissimo. Ti sposerai durante il nostro viaggio del Sudafrica. Sì? Ti sposerai con un thailandese. Che sta in Sudafrica, sì. Non si sa per quale motivo. Probabilmente tipo mamma ha perso l'aereo, no? Hanno sbagliato i voli. Se ha detto che andiamo nel Sudafrica in primavera, si sposa nel Sudafrica con un thailandese. Thailandese, certo. Ah, certo. Vedi. Aspetta, scusa, il rito in che lingua verrà officiato? Vi auguro a tutti un felice matrimonio. Che lingua è? Dice Codazzo, che lingua è? Africano, thailandese, misto. È chiaro. Strettino però. È dialetto. Poi è finito con la sfera? No. La salute. Salute. Andrà benissimo, non prenderai mai un raffreddore. Pensa. Ma perché esiste ancora il raffreddore? Ma il raffreddore non esiste più. C'è solo il Covid. Raffreddore è una parola vecchia. Cioè. Covid, raffreddore. Chi è il Covid? Nessuno. No, nessuno. E poi abbiamo detto. Poi quindi, abbiamo il lavoro. Lavoro. Andrà benissimo. Benissimo. Il dottor Marco Cassini, sì? Anche lei, sì? Fa un contratto come inviata nel Sudafrica. Bello. A tempo indeterminato. Facciamo Radio Johannesburg. Bravo. Che Radio Roma potrebbe avere grandi interessi in Sudafrica. Guarda, effettivamente. Se giri bene le antenne, Ima, con colpo di vento ci dovrebbe arrivare. E anche la sede in Sudafrica. Sì. Certo. Ah, vedi. Esatto. Ma perché in Africa è famosa la sede. Cioè in Africa la sede. No, dico, tanti ci muoiono. Però insomma. No, in Africa dico la sede è un ma problema. Ma sede, non ho detto sede. No, ho detto. No. Gli è caduta la sfera. La palla è caduta. Ecco qua. Non si dice palla. Non si dice io palla. Posso. Allora io chiuderei questo momento. Tra l'altro, noi abbiamo Codazzo che è il nostro supereroe, Ivan. Sì. Però questa canzone ci ricorda un grande supereroe che adesso certo. È nei cinema con un bellissimo film su di lui. Ma in Italia non si chiama Spider-Man. No. È l'uomo ragno, signori. È l'uomo ragno che è un thailandese in Sudafrica in realtà. Esatto. Tu non lo sai, ma è così. L'uomo ragno cantato dagli 883 di DJ Codazzo. Ma tu nel 1992 cosa facevi? Dovevo ancora nascere. Giusto. Giusto, ricordiamolo. Ricordiamolo che DJ Codazzo ha quanti anni? Sì. 17 anni. 17. Faccio speaker a Radio Roma.
È un fiore. È evidente, è chiaro. Dovevamo neanche dirlo. Sì, ma io voglio tornare da Fabiana, perché secondo me è giusto ricordare tutti i social di Fabiana. È vero, è importante. Dove possiamo trovarti sui social, Fabiana? Allora, noi intanto siamo la pagina Facebook più grande d'Italia per quanto riguarda agenzie di viaggio, abbiamo 300.000 follower, poi abbiamo Instagram, siamo anche lì abbastanza seguiti, e poi YouTube, dove carico i miei video di viaggio. Bello. Tutto come avventure esotiche. Tutto avventure esotiche, sì, esattamente. Fantastico, perfetto. Quindi andate a cercare avventure esotiche sui social e troverete ovviamente Fabiana, perché poi sei spesso la protagonista di tutti i video e di tutto il materiale che metti sui social, no? Sì, io volevo metterci la faccia, quindi volevo assolutamente che le persone un po' si impersonificavano durante il viaggio e un po' sapevano veramente a chi stavano dando i soldi per comprare il viaggio. Certo. Vabbè, ma questo sembrano cose scontate. Sì, vabbè, ma è normale, invece no, a molti sfugge questo. Ma ad oggi ancora c'è qualcuno che crede che non serva metterci la faccia. Ma le cose stanno cambiando. Tra l'altro il codazzo nazionale. Sì, tu ci metti la faccia, codazzo? Ecco. Ti sei dimenticato un social, Fabiana. TikTok ci sei o no? TikTok. No, non ci sono. Perché gli utenti sono troppo giovani e non possono comprare viaggi. Non è vero, sono artisti televisivi e non solo. Come non è vero, DJ Codazzo? Tu quanti anni hai? 17. Vedi. Cioè, ha ragione Fabiana. Ma ci sono anche artisti televisivi, cantanti, attori, tutto di più. Ma secondo te, Fabiana, che tipo di video potrebbe fare su TikTok? Un balletto? Perché no, lo fanno tutti. Magari un balletto tipico dell'Africa, del Sudafrica. Certo. Ad esempio, però, Come si chiama la danza tipica del Sudafrica? Kudu. È preparato, Non te la ricordi? No, cioè. No, è una mia mancanza questa, devo dire. Guarda, mi avete dato un suggerimento per un'altra bella domanda. Sì. Cosa ti ha colpito di più a livello culturale per quanto riguarda delle danze o dei riti? Insomma, quello che ti è rimasto più impresso? Assolutamente sono la danza Haka, che è la danza tipica delle isole del Pacifico, che hanno comunque dei ritmi molto crudi, forti, ma nello stesso tempo quando interviene la donna nella danza diventa tutto molto dolce, sinuoso, e poi queste forme finalmente di donne con belle in carne, con questi fiori, ed è veramente ipnotico come ballo. Bello. Dove serve solo la femminilità e la sensualità, e non si seguono degli stereotipi d'immagine, probabilmente. Esatto. Mi bussa DJ Codazzo. Ecco, vediamo. Ma certo, cosa perché da dire? L'esclusiva su Radio Roma c'è la danza H. Attenzione, H? Codazzo ci fa l'H. Vai. Ma, ma aspettate, ma è anche sonora DJ Codazzo questa danza? Non è sonora. No. Perché devi mettere la musica tu. Ascoltami, un artista come te da musical potrebbe tranquillamente ballare e cantare. Capisci? Quindi, se no, rimaniamo in silenzio, capisci? Vai, 1, 2, 3. Vai. La danza si balla tutti nudi. Ma almeno le foglie. DJ Codazzo, Fabiana non ha mai detto questa cosa. Ha parlato di sensualità, che è un'altra cosa. Cioè, la sensualità la puoi avere anche vestito, stravestito col maglione, il burka, e puoi essere sensuale. Certo. Come DJ anche Codazzo. Vestiti si è sensuali. Sì, no. Tu sei sensuale? Spero in alcune occasioni di esserlo. Alessandro sì, è sensuale. Alessandro è sensuale. Un'altra poesia. Ma allora è per questo che gli hai dedicato la poesia. Comunque, scusa, Codazzo, questa era l'Haka, giusto? La danza, questa era l'Haka? L'Haka, danza dell'Haka, questo con Cassini. Questo è proprio il caso. Con le foglie di fico. È meraviglioso, questo è il caso in cui penso, io posso dire anche fico. Quindi, se l'ha detto da solo. Fico si può dire. Perfetto. Ivan, è chiaro. Fabiana, scusaci di questo ambiente. Però abbiamo fatto un esempio in cui l'Haka non ci va. Cioè, è proprio. L'Haka. Però è andata. Torniamo seri. Arriva un momento serio. Quale, Ale? Arrivano le info di Radio Roma. Restate con noi. E niente. Continua a chiedere scusa, Ricky. Ma che cosa. Scusa, ma cosa avrà combinato per chiedere così tante volte scusa? Ha fatto un peccato mortale. Cioè? Ha mangiato della mortadella. E quindi chiede scusa. Eh sì.
perché è un peccato, perché? La mortadella. Ah, perché dici che fai? È mortadella e tu mangi, maleducazione. Bravo. Che, quindi è mortadella. Quindi cioè fa parte di quei racconti tipo campanello. Sì. Campanello. Hai detto? Ho detto proprio campanello. Non avrei mai creduto di dire questa cosa, sì, in radio, radio, ma lo sto dicendo. Lo stai dicendo. Campanello. Capito? Campo. No, non lo campanello. Campi tu. No, non lo campi tu, Nello. Nello si campa da solo, caro mio. Capito? Lo conosci Nello? Lello sì. Lello, ma siamo, Nello no. Siamo un po' suonati, cioè siamo un po' suonati oggi a Radio Roma. Torniamo da Fabiana che è sempre qui con noi. Fabiana Raffani di Avventure Esotiche è stata con noi praticamente tutto il pomeriggio da quando abbiamo iniziato. Certo, è stato un piacere. Oh, ci ha fatto viaggiare un po' con la mente, bisogna dire. Sì, bello, sì, bello. Perché in realtà chi ci ha sentito per radio, per FM, non avrà potuto vedere i suoi occhi mentre ci raccontava quello che lei ha vissuto e ce l'ha praticamente portato dentro di noi. Quindi noi la ringraziamo. Grazie, Fabiana. No, grazie a voi perché è stata un'esperienza stupenda e voi siete veramente bravi. Grazie. Fabiana, ci vediamo in primavera in Sudafrica. L'ha scritto sul calendar. Sì, è andata. Ma quindi il bonifico a Fabiana gliel'hai mandato tu prima? E guarda, ho chiesto, Codazzo, hai fatto tu il bonifico? L'ha fatto Cassini. Quando c'è da pagare, ma demanda subito. Vabbè. Quindi, senti, Fabiana, tu che cosa ti sentiresti di dire a un'altra donna che magari può iniziare un percorso da imprenditrice? Allora, sicuramente deve osare. È la prima cosa da fare in assoluto in qualsiasi attività. Quindi andare un po' oltre quello che è il proprio territorio. E dato che abbiamo questo strumento gratuito che sono i social network, quindi assolutamente puntare su quello, perché è una pubblicità alla fine, tra virgolette, gratuita e che raggiunge qualsiasi persona che potrebbe essere interessata al prodotto di qualsiasi genere. Quindi, osate sui social. Che bel messaggio. Buttatevi, osate, dai, provate, sperimentate, giusto? Ma è così. Dai. Soprattutto questo è il periodo forse per usare. È vero, perché è facile andar bene quando va tutto bene o mollare quando va tutto male. Quindi tenete duro che poi i frutti arriveranno. Ebbene sì, è tutto vero. E allora ragazzi, noi salutiamo. No, aspetta, perché mi hanno bussato. Ma certo, i frutti arriveranno. Sì. In Sudafrica arrivano le banane. No, non si dice. Era si l'unica dice, cosa che non potevamo dire questa qui. L'ha detto. Guarda, adesso ecco. È dovuto entrare una persona e ti sta guardando. Guarda un po' chi ti sta guardando. Io posso. Ti stai giocando il contratto a tempo indeterminato di 5 anni. Capito? Diventano 4. No. Sì. Il contratto a tempo illimitato. Quanti giga? Anni, forever. Ivan, quando dicono forever, io non posso che andare avanti. Salutando sempre Fabiana, grazie di essere stata qui con noi. Grazie, Fabiana, a voi. Andatela a cercare su tutti i social, su internet, Avventure Esotiche dal forever, che non so che lingua sia onestamente. Passiamo forever. A questo forever. Che è questo gruppo di ragazze russe. Come si dice forever in russo, Codazzo? Forever. E ci vediamo in primavera in Sudafrica. Dove c'è quel thailandese famoso? Sì, che sposerà Fabiana. Esatto, che in realtà quel thailandese abbiamo detto prima che era l'uomo ragno. Bah, va così. Radio